To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973. After being shot with both arms held in the air, and then shot again from the back, I was left on the ground to die. And when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was state in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. A Yorg, Afarashiko, Havana, Cuba. Andavo in aula quando mi alzavo, non importava che ora fosse. Il giudice si lamentava del mio ritardo e ammoniva i miei avvocati per non avermi portato in aula in tempo, ma era tutto inutile. Non mi importava di cosa dicesse il giudice, di cosa dicessero le guardie, di cosa dicessero tutti. Volevo solo dormire. Dissi a Sundiata e a uno o due degli avvocati che pensavo di essere incinta. Mi guardarono come inebetiti, perplessi, come se avessi un'immaginazione troppo attiva. Ogni giorno che passava mi sentivo più strana, mi sentivo fragile, avevo la nausea. Tornai dal medico della prigione aggiungendo altri indizi. Gli ripetei i miei sintomi, nausea, stomaco gonfio, vomito al mattino, sonnolenza, eccetera. Ma continuava a non recepire il messaggio e a propinarmi la storia dei disordini intestinali. Non sapevo più che fare. Un giorno mi svegliai e non riuscivo quasi a muovermi. Stavo male come un cane e per di più avevo le vertigini. Mi alzai per un attimo, poi ricaddi stremata sulla brandina. Chiamarono il medico della prigione. Gli ripetei in i sintomi e questa volta mi preschisse delle analisi. Chiese un campione di urina. Ero certa che avesse fatto fare un test di gravidanza. Aspettai un paio di giorni e non ebbi notizie. Poi venne un'infermiera e mi chiese dell'altra urina. Ciò mi convinse che il test di gravidanza era stato positivo e che lo stavano ripetendo solo per essere sicuri. Le diedi il campione di urine e aspettai. Quando il dottore mi chiamò nel suo ufficio sapevo che mi avrebbe detto che ero incinta. Invece aveva un atteggiamento compiaciuto e recitava la parte dello scemo. Continuava a fare piccole osservazioni maligne e capì che tentava di prendersi gioco di me. Gli chiesi che cosa avessi e mi ripeté la vecchia storia dei disordini intestinali. Poi mi fece delle domande sulla mia vita sessuale. Chiedi a tua madre della sua vita sessuale, gli dissi, e uscì dal suo ufficio sbattendo la porta. Più tardi, quello stesso giorno, Ray Brown ed Evelyn vennero a trovarmi. Ray aveva un atteggiamento gioviale e rideva come un matto. Bene. Questa volta ce l'hai fatta sul serio. Non so proprio come faremo con te. Suo onore ti farà una bella lavata di capo per essere rimasta incinta durante il suo processo. Vuol dire che sono davvero incinta? Così dice il rapporto del dottore al giudice. Non lo sapevi? No, gli dissi. Sono stata per l'appunto nell'ufficio di questo viscido bastardo questa mattina e mi ha detto che dei problemi all'intestino. «Ti stava prendendo in giro», disse Ray. «Ti hanno fatto due o tre test di gravidanza e sono risultati tutti positivi. Sei davvero incinta, non posso crederci». Evelyn era sotto shock. «È qualcosa», disse. Poi fissò a lungo nel vuoto. «È qualcosa». «Al giudice Beckham verrà un colpo», disse Ray. «Ho saputo che l'FBI sta conducendo un'indagine per scoprire come sei rimasta incinta». «Bene». «È meglio che non mi stiano attorno a farmi domande», dissi. «Dirò loro che questo bambino è stato mandato dal Creatore Nero per liberare il popolo nero. Dirò loro che è il nuovo Messia Nero, concepito in modo santo, venuto per portare il nostro popolo alla libertà, alla giustizia e per creare una nuova nazione nera. Sundiata, necchine, si erano riuniti a noi». Sundiata era estasiato, non riusciva a riprendersi, stava seduto sorridendo e dandosi delle manate sulle ginocchia. Penso che sia meraviglioso, continuava a dire. Penso che sia assolutamente meraviglioso. Eravamo tutti esultanti e io ero felice, non avevo idea di come avrebbero potuto reagire. È straordinario, disse Evelyn: in tutta questa miseria è stata concepita una nuova vita. Ero contagiata dall'atmosfera, ma non vedevo l'ora di essere sola nella mia cella per poter pensare. Quello che sembrava un sogno remoto era diventato vero, un bambino. La mia mente saltava e ballava. Passai i giorni seguenti in uno straordinario stordimento virtuale, uno stordimento gioioso. Una persona era dentro di me, qualcuno che sarebbe cresciuto, che avrebbe parlato e camminato e amato e riso. Per me era il miracolo dei miracoli e profondamente spirituale. La probabilità che questo bambino potesse essere concepito erano così scarse che riempivano di stupor la mia mente, eppure era accaduto. Sembrava così giusto, così meraviglioso in circostanze che erano così orrende. Ero piena di emozione. Amavo già profondamente questo bambino. Gli parlavo e mi preoccupavo per lui e mi domandavo come si sentisse, cosa pensasse. Stavo sdraiata nella mia cella, interrogandomi sulla mia vita, chiedendomi che genere di vita avrebbe avuto, che tipo di persone avrebbe amato, che tipo di valori avrebbe avuto e che cosa avrebbe pensato delle pazzie che lo attorniavano. Qualche volta mi sentivo così impotentemente protettiva, chiedendomi quando il mio bambino sarebbe stato chiamato negro per la prima volta, chiedendomi quando tutto l'orrore e la degradazione dei seri neri in America sarebbero apparsi al mio, al mio bimbo, quanti lupi si nascondono dietro i cespugli per mangiarsi il mio bambino. Ma c'erano anche tante di quelle cose felici alle quali pensavo, mi chiedevo quando sarebbe stata la prima volta in cui il mio bambino si sarebbe seduto e avrebbe seriamente apprezzato lo splendore di un tramonto o le meraviglie della natura o quando lui o lei avrebbero schioccato le labbra e si sarebbe leccato le dita sopra una torta di patate dolci, o avrebbe baciato le fragole, o bevuto limonata. Mi aveva sempre sconcertato di come il mondo potesse essere così meraviglioso e allo stesso tempo così orribile. Volevo con tutto il mio essere che il mio bambino conoscesse i vari tipi e le varie sfaccettature di amore e di amicizia, che conoscesse e capisse l'altruismo e la generosità, la lotta e il sacrificio, l'onestà, il coraggio e i sentimenti che mi avevano dato la forza e avevano reso la mia vita degna di essere vissuta. In quei giorni ero in tale stato emotivo e di riflessione. Che riusciva a malapena a notare quello che mi accadeva intorno, le volte successive in cui mia madre venne a trovarmi. Mia sorella era con lei, ero così felice di vederle entrambe. Quando dico vedere, è in qualche modo un'esagerazione perché nel carcere di Morrison c'erano delle piccole finestre dalle quali si intravedeva con i visitatori e c'erano dei piccoli buchi attraverso i quali avresti dovuto parlare, ma per farti sentire eri costretta a urlare tesoro sei pallida gridò mia madre mamma sono incinta cosa c'è cara sono incinta mamma mia madre sorrise dolcemente le ripetei di nuovo e lei cominciò a ridere e di quanti mesi sei no sul serio mamma sono incinta sì allora anch'io disse mia madre ridendo di cuore doveva essere stata a causa della mia isterectomia No, mamma, la supplicai, non capisci. Sono incinta, non sto scherzando. Chi è che scherza, cara? La gravidanza, la gravidanza è una cosa seria, disse, cercando di mantenere la faccia seria. Specialmente quando il bambino è nato dall'Immacolata Concezione ed Dio ne è il padre. Lei e mia sorella stavano avendo un attacco di riso. Che nome darai al bambino, aggiunse mia sorella. Gesù. Continuarono così. Quanto più insistevo che ero incinta, tanto più loro ridevano e sparavano battute. Ma finalmente mia madre smise di ridere. Sei veramente incinta? Le raccontai quello che era successo in tribunale, che Kamao era il padre. Come ti senti? Veramente un po strana, le dissi. Faccio fatica a muovermi e sono così stanca. Nella stanza per le visite, dalla parte dei prigionieri, non c'erano sedie, così dovevi stare in piedi per parlare. Ero così stanca che non ce la facevo proprio più. Mi sedetti sul pavimento, sporgendomi verso la parete dietro di me, così potevano vedermi. Non potevo vederle, ma gridammo fino a quando finì la visita. Poi tornai nella mia cella e crollai immediatamente. Mia madre andò dalle guardiane per protestare contro il loro rifiuto di fornirmi una sedia. Il giorno dopo Evelyn venne a trovarmi. Tua madre mi ha telefonato ieri sera non appena ti ha lasciata, era spaventata a morte che con tutto quello che hai passato fossi impazzita. Le ho detto di non preoccuparsi che sei davvero incinta. Credo che sia sotto shock. Anche tua sorella è su tutti i giornali, te li ho portati. Non ci potevo credere, ma gli articoli c'erano effettivamente. Quello del Daily News di New York, ricordo, era particolarmente sordido. Tutti i giornali facevano ipotesi su chi fosse il padre e su come io fossi riuscita a restare incinta in prigione. Qualcuno insinuava che il padre fosse una delle guardie carcerarie. Sto male, zia, mi sento malissimo. Questo succede quando si è incinta. Al mattino ti viene la nausea e tutta un'altra serie di disturbi. È normale? Può darsi che tu abbia ragione, ma ho dei dolori qui in basso, le dissi indicando dove mi faceva male e faccio fatica a stare in piedi. Mi disse di farmi visitare dal dottore ed io le raccontai di come si fosse comportato. Valla a trovare comunque e fatti visitare accuratamente. Nel frattempo cercherò di fare in modo che tu venga visitata da un ginecologo privato quanto prima. Probabilmente dovrò rivolgermi alla corte. Promise che avrebbe fatto il possibile per farmi arrivare un dottore esterno ed io salì dal medico del carcere. Perché mi ha mentito e mi ha raccontato quella balla dei disturbi intestinali? Fu la prima cosa che gli chiesi. Anche lei mi ha mentito. Ho semplicemente deciso di vendicarmi. Comunque l'ha scoperto da sola. Sapevo che l'avrebbe scoperto. Gli dissi dei miei dolori ed egli mi visitò. Cosa c'è che non va? gli chiesi con ansia. C'è una possibilità di minaccia d'aborto. Cosa? gridai. C'è una possibilità che lei abortisca. Non voglio abortire! gridai. Sarebbe probabilmente la scelta migliore in questo momento e io gliela raccomanderei, ma non sto parlando di questo. Ho detto che c'è una possibilità che lei abortisca spontaneamente, un aborto spontaneo. Oh no, Gemetti, e lei che ha intenzione ha ah, di fare? Si rilassi. Probabilmente non è niente di serio, non c'è niente di cui preoccuparsi. Cosa vuol dire che non c'è niente di cui preoccuparsi? Io voglio questo bambino. Non posso costringerla a fare niente, ma il mio consiglio è di abortire. Sarebbe meglio per lei e per chiunque altro. Non voglio abortire. Ma cosa farà lei per questa minaccia d'aporto spontaneo? Non può darmi qualcosa per impedire che io abbia questo aborto? C'è qualcosa che posso prendere per essere sicura di non perdere il bambino? No, non c'è nulla che io possa fare adesso. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succede. Cosa significa aspettare e vedere cosa succede? Se avrò un aborto spontaneo, allora sarà troppo tardi. Non può chiamare un ginecologo? No, non c'è niente che io possa fare in questo momento. Questo significa che non c'è niente che lei vuole fare in questo momento, non è vero? La prenda come le pare. Vuole almeno chiamare un ginecologo che mi visiti? Lei non è uno specialista in questo campo. Non ho bisogno che lei mi dica qual è il mio campo, disse astiosamente. Sarebbe meglio per tutte le persone coinvolte che lei abortisca. Non importa in che modo. E chi sarebbero le persone coinvolte? Non si preoccupi di questo. Il consiglio che le posso dare è ritornare nella sua cella e stare sdraiata. Deve solo stare sdraiata e rilassarsi. Stia sdraiata e debiti di stare in piedi. E se va in bagno e vede un grumo nel water, non scarichi. È il suo bambino. Mi precipitai fuori dal suo ufficio e quando rientrai in cella mi gettai sulla brandina piangendo. Ero spaventata a morte. Per come la vedevo io, stavano cercando di uccidere il mio bambino. E io non lo potevo perdere, non ora. Doveva nascere. Questo bambino era la mia speranza, la nostra speranza, la nostra speranza per il futuro. Cercai di calmarmi. Non volevo che il bambino sentisse la mia angoscia. Alla fine mi addormentai. Il giorno dopo aspettai con ansia Evelyn e Ray Brown. Ray arrivò per primo. Gli raccontai cos'era successo. Per favore, lo pregai, fa venire un dottore di cui ci fidiamo a visitarmi oggi stesso. Cercherò di fartene avere uno il più prima possibile, mi assicurò Ray. Devo fare qualche, tele qualche telefonata e poi dovrò parlare al giudice. Gli è venuto un colpo, sai. Vuole riprendere il processo oggi stesso? Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Rey ed Evelyn tornarono dopo circa un'ora. Non ti preoccupare, mi dissero. Il processo è stato sospeso fino a quando non ci sarà un rapporto del nostro dottore. Il giudice ha dato il permesso che tu venga visitata dal tuo ginecologo e verrà questo pomeriggio. Quindi su col morale. Facevano del loro meglio per distrarmi e per farmi sentire meglio. Quel giorno mi sentivo male come non mai. Il dottore è Nero. «No, è un dottore del Ku Klux Klan», scherzò Ray. Mi sembrava come se ad ogni minuto le budella dovessero riversarsi sul pavimento. Ray uscì e tornò seguito da un uomo alto con la pelle scura. L'uomo non sembrava certo un dottore, eh, sembrava Miss Superfly in persona. Indossava un lungo cappotto di pelliccia, una tuta da paracadutista e scarpe a suola alta, ma quando lo guardai in faccia mi rassicurai, era gentile e sicuro di sé». Fu delicato nell'esaminarmi e gliene fui estremamente grata. Mi fece molte domande in maniera garbata e rassicurante. Ne fui veramente colpita. «Mi può ridire il suo nome?» Gli chiesi vergognandomi di essermelo dimenticato. «Certo, è una richiesta semplice. Ernest Wiman We Garrett. Praticava a Newark e c'era un'aria del Newark in lui. Mi piacque subito». Era una di quelle rare specie di professionisti neri che non hanno perso il contatto con le masse nere. Non aveva la minima traccia della parlata borghese leziosa e del manierismo che era, era così di moda tra la classe media nera. Aspettai nervosamente il verdetto. Non c'è alcun dubbio, lei è incinta, però ho trovato del sangue nel suo canale vagina, vaginale e può essere un segnale di qualcosa che non va. C'è una possibilità di minaccia di aborto. Questo non significa che lei abortirà, la probabilità che non lo faccia sono buone, le condizioni e le statistiche mediche sono a suo favore. Mi spiegò le diverse possibilità e le cure che mi prescriveva, gli feci un milione di domande e quando se ne andò mi sentì molto meglio, solo a sapere che c'era qualcuno di cui fidarmi, che si sarebbe preso cura di me e del bambino. I giorni che seguirono erano sfocati nella mia mente. Quasi sempre dormivo, alle guardiane, alla caporeparto e alle autorità non piaceva l'idea che io avessi il mio dottore. Nelle loro menti, il macellaio, il medico ciarlatano del carcere erano fin troppo per me. E il fatto che il dottor Garrett fosse nero li faceva infuriare. Rifiutarono di farmi visitare da lui a meno che un dottore bianco assunto dallo Stato non fosse presente, per il rapporto al giudice. Era il dottore Bianco che doveva visitarmi. Per fortuna era d'accordo con la diagnosi del mio dottore. Si svolgevano intorno a me un mucchio di attività che non capivo ed ero tagliata troppo fuori per provarci. Comunque riuscivo a vedere che Evelyn e Ray erano preoccupati. Volevo aiutarli ad arrivare a, a capo di quello che stava accadendo, ma non ne avevo proprio la forza. Dopo circa due giorni dalla sua prima visita, il dottor Garrett tornò a visitarmi. Quando finì la visita, mi disse: Assata, non voglio spaventarti, ma penso che dovresti essere ricoverata in ospedale. Non c'è niente di serio, una misura strettamente precauzionale, ma non sei in condizioni di affrontare un processo. Hai bisogno di un paio di settimane di riposo assoluto a letto. C'è la possibilità che il giudice tenti di spingerti comunque al processo senza tener conto delle tue condizioni di salute e questo, Assata, non possiamo assolutamente permetterlo. Sono pronta a combattere con ogni mezzo per i tuoi diritti di essere umano, a ricevere cure mediche decenti e perché il tuo bambino nasca sano. Mi sto comportando con te proprio come faccio con tutti i miei pazienti. Devi andare in ospedale. Non esiste un dottore onesto al mondo che non sarebbe d'accordo con la mia opinione. Sono disposta a testimoniare davanti a qualunque corte che negarti cure mediche appropriate corrispondere a commettere un omicidio. Entro brevissimo tempo dovrò consegnare al giudice un referto medico sulle tue condizioni. Farò del mio meglio per convincerlo della gravità della faccenda. Penso che darà ascolto alla ragione. Sono sicuro che il giudice si atterrà alle indicazioni di due ginecologi iscritti all'ordine. Ma se succede il peggio e il giudice respinge la nostra richiesta, mi preoccuperò personalmente che entro domani mattina questa prigione e il tribunale siano assediati dal Movimento per il diritto alla vita. Ero troppo scossa per dire qualcosa di più che grazie, ero spaventata a morte per il mio bambino. Non sapevo che tutto quello che poteva essere fatto sarebbe stato fatto e questo era un peso che mi toglievo dalla mente. Mi vestii e aspettai che venissero a prendermi per portarmi davanti alla Corte. Volevo vedere cosa sarebbe successo. Quando vidi che non venivano a prendermi, incominciai a preoccuparmi. «Che cosa stava accadendo? Perché non mi portavano in aula? Perché ci mettevano così tanto? Che cosa avrebbero fatto? Avrebbero tentato di farmi andare comunque al processo? Che cosa stavano escogitando?» Evelyn e Ray entrarono trionfanti e raggianti. Capì che tutto sarebbe andato bene. «Cos'è successo? Perché non mi hanno portato in aula? Stai troppo male per andare in aula?» Rise Evelyn. «Non sai che non fanno entrare le donne incinte in aula?» Credono che sia una malattia e temono che tutti la possano prendere. Abbiamo pensato che fosse meglio che non ti movessi. È andata bene. Ti porteranno in un ospedale non appena si saranno accordati. Il dottor Garrett ha fatto un ottimo lavoro. Dopo il suo discorso, il giudice non poteva costringerti ad affrontare il processo nelle tue condizioni. Il tuo caso è stato stralciato e Sundiata proseguirà il processo da solo. Come? esclamai. Ma avevamo deciso che ci avrebbero processati insieme. Perché non possono aspettare che io stia meglio. Senti Assata, sai bene che non aspetteranno che nasca il tuo bambino per processare Sundiata. Dicono che la permanenza qui a Morristown sta a loro costando una fortuna. Costerebbe di meno processarci insieme, dissi. Posso almeno vedere Sundiata e dirgli arrivederci? Proveremo, dissero, ma dubitiamo che ci sia tempo e che lo sceriffo consenta. Mi mancherà Sundiata. Lo sappiamo. Più tardi mi misero su una barella e mi trasportarono nell'ambulanza. Non ti preoccupare, disse al mio, mio bambino. Andrà tutto bene. Amore: amore è contrabbando all'inferno perché l'amore è un acido che corrode le sbarre. Ma tu, io, e domani ci teniamo per mano e pronunciamo voti che la lotta moltiplicherà. Il seghetto a mano ha due lame, il fucile a pallini a due canne. Siamo gravidi di libertà, siamo una congiura.